never be changing your ways. I'm not cheerleader, was a real young breed. All the times I can reminisce. All the best things are loving with a sister and a cousin. We Abbiamo la gioia di celebrare anche quest'anno la festa di Santa Barbara, nostra celeste patrona, e l'occasione di incontrarci per un saluto fraterno, di stimarci, di apprezzarci per il lavoro che state facendo. È l'occasione per pregare e per ricordare i nostri caduti. Santa Barbara è la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità. Spesso il lavoro in cava, oltre ad essere faticoso e lavorante, può essere anche rischioso, ma proprio grazie agli sforzi di questi uomini
Moreno e suo marmo sono apprezzati in Italia e all'estero. E perciò tutti noi siamo loro grati per gli sforzi profusi e indirizziamo una preghiera a Santa Barbara che vegli sulla loro sicurezza e incolumità. Pensiero. Vice sindaco del Consiglio Comunale Bepi mi ha voluto rivolgere in questa occasione un pensiero in occasione della celebrazione di Santa Barbara. Io ringrazio il presidente della cooperativa Cavatori, il direttivo e tutti i cavatori di Coreno, perché ogni anno si danno da fare per celebrare in maniera semplice ma con grande devozione la celebrazione della loro patrona Santa Barbara. Sono stati loro infatti i fautori di questa stele, di questo monumento che nel 2004 è stato eretto qui, proprio lungo la strada Serra, in ricordo di quanti hanno perso la vita nel duro lavoro delle cave e in ricordo di tutti i cavatori. 2 anni fa è stata inserita la statua di Santa Barbara, sempre proposta e realizzata dai cavatori. Quest'anno, come ha prima annunciato il Presidente, è stata inserita un'altra lapide, un'altra targa, in cui sono stati scolpiti i nomi di coloro che hanno purtroppo perso la vita durante il loro lavoro nelle cave. Il primo morto è del 1966, l'ultimo 1981, quindi diciamo le persone che hanno perso la vita nel lavoro nelle cave di Coreno è avvenuto praticamente nella prima fase, nella fase più difficile, nella fase di avvio delle attività, forse anche l'inesperienza, i mezzi rudimentali che si usavano in maniera eroica all'epoca. Quindi ricordando queste persone che sono cadute mentre effettuavano il proprio lavoro per portare a casa un pezzo di pane, dobbiamo comunque anche rifletterci e dirci che siamo fortunati che dal 1981 non ci sono state più vittime sul lavoro a Coreno, a Ausonio, per quanto riguarda il lavoro delle attività estrattive.